Indiana Jones e Matt vanno a cercare l'arca. Però quello che non sapevano è che Irina Spargo era sulle loro tracce. Alla fine sono stati presi. Ed ecco che la nostra storia inizia da qua. Ce lo dica, dottor Jones. Dov'è l'arca? Non te lo dirò mai, Irina. Ah, sì? Non lo dirai mai a me? Guardie! Posso andare via dalla tenda per 2 secondi? Ah, Matt! Ah, io ho un coltello, tu non hai niente! Al contrario, io ho una pistola. Tue ultime parole... Dai, imbecille! Ho detto dai! Va bene, papà, sto venendo! Sto venendo! Stanno andando via! Guardie! Venite subito! Subito! Dai ragazzi, dobbiamo andare! Me! Dai! Me! Dai! Funziona! Oh, bene! Noi siamo come in 5 persone, ma abbiamo una sola motocicletta. Come faremo, capo? Io vado sulla motocicletta, voi andate a piedi. Cosa? Matt e Indy arrivano alla caverna che porta all'arca. Sei pronto, Matt? Sono nato pronto, papà! Dai, imbecille! Ok. Dai, arrivate! Dovete arrivare! Subito! 1, 2, 3, 4, includendo me. Dov'è il quinto? Aiuto! Oh! Dentro la caverna. Dove sono tutti? Irina, aiuto, aiuto! Ah! Beh, chi se ne frega? Tanto sono io. Andiamo. Indy e Matt arrivano alla caverna. All'arca. Ah, sei pronto, Matt? Aspetta, prima prendi la mia frusta. Va bene. Al conto di 3 bisogna andare. Ok. Mentalmente preparato. Papà, lo puoi fare? Sì, sì, lo faccio adesso, ok. 3, 2, 1. Vai, 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 vai. Cosa c'è, papà? Voi siete in trappola adesso. Dopo aver catturato il duo, Irina va fuori per vedere l'arca. Ce lo dica, dottor John, perché non guardiamo dentro quest'arca? No! Sì! Ma cosa c'è? Chiudi gli occhi! Va bene! Oh, che bello! Però sento come se qualcosa deve andare via, come la mia pelle. Però continuerò a fissarlo. Alla fine, Matt e Indy presero l'arc e l'hanno portato nello studio del professore. Ed ecco un altro oggetto da collezione per il professore.